Buonasera, ben rivisti anche quest'anno, come abbiamo sempre fatto negli anni precedenti, una puntata speciale di appuntamento con la storia in occasione della giornata della memoria, in occasione della riflessione sugli orrori della Shoah. Oggi però non vi mostriamo che cosa avvenne nei campi di concentramento, ma vi raccontiamo come i vincitori al processo di Norimberga vollero fare giustizia, non in questo caso dei vinti, ma dei responsabili di quegli orrori. Fu un fatto storico il processo di Norimberga perché non c'era stato mai niente di simile. Infatti si dovettero inventare capi di imputazione mai prima individuati in una corte di diritto internazionale. Quindi oltre i crimini di guerra ci fu l'imputazione di aggressione, di guerra di aggressione o anche di attentato alla pace, ma soprattutto il reato di crimine contro l'umanità. Cioè si disse che quello che è avvenuto in occasione della Seconda Guerra Mondiale ad opera dei nazisti non è mai avvenuto in nessun'altra guerra precedente, anche se sanguinosa, perché qui c'erano, come dire, altri fattispecie, in particolare proprio il progetto di distruggere il popolo ebraico. Altro problema, come individuare i colpevoli. Vedrete tra poco Göring ed è sul banco degli imputati. Göring si suicidò poco prima di essere giustiziato, ma vedrete sul banco degli imputati anche dei politici come von Ribbentrop e von Papen e, questo è veramente il fatto nuovo, dei personaggi non immediatamente responsabili di atrocità, ma certamente di aver dato un grande contributo al fascismo e al nazismo in questo caso. Speer, l'architetto di Hitler, l'artefice dell'immagine esterna del regime, e Krupp, un industriale che con le sue fabbriche contribuì ad armare l'esercito aggressore. Quindi una puntata su un fatto storico che ha cambiato il concetto stesso di diritto internazionale, alla ricerca non sempre facile della capacità di rappresentare da parte dei vincitori non i loro interessi, ma gli interessi della civiltà e dell'umanità intera. Ero un investigatore di crimini di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Non avevamo mai sentito nominare la parola campi di concentramento. Ich habe niemals an keinem Menschen und zu keinem Zeitpunkt einen Mord befohlen und ebenso wenig sonstige Grausamkeiten angeordnet oder geduldet, wo ich die Macht und das Wissen gehabt hatte, solche zu verhindern. Ero un soldato tedesco, eppure non sapevo dei reati commessi dai nazisti. L'ho appreso soltanto a Norimberga. Ti mostreremo che essi sono simboli viventi dell'odio razziale, del terrorismo e della violenza, dell'arroganza e della crudeltà del potere. Eravamo colpiti soprattutto da questa concentrazione di immagini. Dal sapere che gli imputati forse non le vedevano per la prima volta, perché sapevano cos'era accaduto. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk gekommen. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Si può senza dubbio affermare che a questo tavolo si è scritta la storia del mondo, perché il Tribunale Militare di Norimberga rientra nel novero dei tribunali dei grandi processi della storia del mondo. Si costruivano bambole prima. Fin dal XV secolo una lunga tradizione di giochi per l'infanzia. Si componevano piccoli esseri di pezza che successivamente la fantasia dei bambini avrebbe animato. Nomi, abitudini, storie. Poi arrivò il nazismo e si fece altro. Hallelujah!
Le vaste spianate dell'area del Reichsparteitag divennero lo sfondo della propaganda hitleriana. Norimberga, un simbolo. Qui vennero promulgate nel 1935 le leggi che diedero il via alla persecuzione e al sistematico sterminio degli ebrei d'Europa. Qui si sancì, realmente e simbolicamente, anche la fine del Reich millenario, con il processo che denunciò al mondo la verità su quegli uomini e sulle loro azioni, divenute l'emblema del male. Reso abitudine, banale, da compiere senza indugio. Qui sfilarono con le loro facce da ragionieri, ordinarie, mediocri, i carnefici. Quello che resta dopo è un tetro ricordo, rovine, cicatrici, pezzi dell'ideologia nazista, sparsi per la città, naufraghi luoghi della colpa. Norimberga fu dal 1933 al 38 il luogo del Reichsparteitag, il raduno annuale del partito nazista. Hitler la scelse con un chiaro intento: porre la propria leadership all'interno della tradizione imperiale legata al Sacro Romano Impero. Zum Beispiel in der, auf dem Zeppelinfeld, auf der großen... Per esempio, nell'area Zeppelin, Hitler arrivava per tenere un discorso e si affacciava da una grande tribuna posta in alto. Arrivava dal piano più elevato su una piattaforma, nascosto alla vista del pubblico. Usciva da una porta come se arrivasse dal cielo, scendendo dalle nubi, dall'alto dei cieli giù, verso la terra. Questo era opera della regia del partito. Il destino millenario che Hitler sognò per il suo Terzo Reich si sarebbe presto rivelato effimero, come le sue architetture magniloquenti. Nel 1945 la guerra per Hitler è ormai persa. Quando le armate russe e americane penetrano nel territorio del Reich e liberano i campi di sterminio, agli occhi dei primi testimoni si presentò uno scenario di orrori fino ad allora inimmaginabili. Io non avevo mai visto né immaginato niente di simile. Era veramente orribile. Ho dovuto mettere a punto una specie di tecnica allo scopo di riuscire a fare il mio lavoro, che era quello di entrare nell'ufficio dove venivano conservati i documenti, trovare le liste delle persone morte e di coloro che erano stati uccisi, degli ufficiali responsabili, controllare le condizioni nel campo, il lavoro che dovevano fare. E poi cercavo di andarmene alla svelta, perché il campo era pieno di malattie di ogni tipo, dissenteria, colera, c'era di tutto nel campo. Era una scena veramente irreale. I prigionieri, non si riusciva a capire se fossero vivi o morti. Erano sdraiati nel fango. Ogni tanto se ne vedeva uno muoversi. Ti stupivi che fosse ancora vivo. La scoperta del male non poteva rimanere dominio di pochi. Tutti dovevano sapere quello che era stato. Il mondo intero doveva vedere le conseguenze dell'ideologia nazista e dell'antisemitismo. Il genocidio di circa 6 milioni di ebrei. I responsabili e le loro organizzazioni dovevano essere giudicati e puniti per i loro crimini. Norimberga, la città più rappresentativa della propaganda che a quegli orrori aveva dato inizio, fu scelta come la sede del processo, il capitolo finale del potere nazista. Alla sbarra le più alte cariche del regime,
per la prima volta chiamate a rispondere in prima persona delle atrocità commesse. Ich habe niemals an keinem Menschen und zu keinem Zeitpunkt einen Mord befohlen und ebenso wenig sonstige Grausamkeiten angeordnet oder geduldet, wo ich die Macht und das Wissen gehabt hatte, solche zu verhindern. Dopo 9 mesi sul banco degli imputati, i gerarchi rilasciarono le loro dichiarazioni finali. Hitler und der Zusammenbruch seines Systems haben eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk gebracht. Die nutzlose Fortsetzung dieses Krieges und die unnötigen Zerstörungen erschweren den Wiederaufbau. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk gekommen. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Die Welt aber wird aus dem Geschehen lernen, die Diktatur als Staatsform nicht nur zu hassen, sondern zu fürchten. Gli atteggiamenti variarono dalla sprezzante fermezza di Göring, maresciallo del Reich, numero 2 del potere, alle raffinate quanto ambigue dissertazioni di Speer, architetto di fiducia di Hitler e artefice delle gloriose scenografie del Reichspartei. Disgregatosi il potere apparentemente invincibile di cui facevano parte, questi uomini tornarono a essere individui soli, con le loro personalità, follie e paure. Stripped of their glamour, they looked very sad. Privati del loro potere, sembravano molto tristi. Mi fece impressione che nessuno si sentisse colpevole dei crimini contestati e che tutti avessero solo eseguito gli ordini o non sapessero nulla. Non si trovava più un solo nazista a Norimberga dopo la guerra. È difficile adesso vedere in questi uomini miserabili che sono ora prigionieri il potere con il quale, in quanto capi nazisti, dominarono e terrorizzarono un tempo gran parte del mondo. Con queste parole, il 20 novembre 1945, il procuratore capo degli Stati Uniti, il giudice Jackson, si rivolse agli imputati nella solenne requisitoria che aprì il primo dei processi di Norimberga. Dimostreremo che essi sono simboli viventi dell'odio razziale, del terrorismo e della violenza, dell'arroganza e della crudeltà del potere. Sono simbolo di strenuo nazionalismo, militarismo, intrighi e guerre che hanno avvolto l'Europa generazione dopo generazione, annientando la sua umanità, distruggendo i suoi uomini e impoverendo la sua vita. Questa è la sala numero 600 del Palazzo di Giustizia di Norimberga, dove dal 20 novembre 1945 al 1 ottobre 1946 si è riunito il Tribunale Internazionale Militare con la partecipazione di giudici delle 4 grandi nazioni: Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia. Qui sono state pronunciate 12 sentenze di condanna a morte, 3 condanne all'ergastolo, 4 condanne a pene dai 10 ai 20 anni di detenzione e 3 sentenze di assoluzione. Ci vollero 407 udienze, 11 mesi di processo, più di 5 milioni di pagine di documentazione, almeno 1000 gli addetti al lavoro dell'accusa per la preparazione del processo. Sul banco degli imputati sedevano i 21 fedelissimi di Hitler, accusati di cospirazione contro la pace,
guerra d'aggressione, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il primo imputato a Norimberga fu Göring, l'eroe della Prima Guerra Mondiale. Numero due del Reich e successore di Hitler, il Reichsmarschall, comandante in capo dell'aviazione militare, morfinomane e collezionista raffinato di opere d'arte. Lui e il Führer, il guerriero e il genio politico, erano stati una sola terribile cosa. Di questo doveva rendere conto al mondo intero. A Norimberga fotografavo molto Göring, che era il criminale numero uno. Perché Hitler non c'era più, per questo gli davo tanta attenzione. Non solo la sua espressione di quando parlava, ma anche il suo atteggiamento diceva molto. Ecco, per esempio, Göring a pranzo. Mi ricordo che c'è stato uno scandalo. Io ero lì, bello, in divisa militare della Marina russa, un fotografo russo, e lui non voleva che io scattassi le foto. Lui ha fatto un gran baccano, urlava. Vanitoso, al punto da credersi invincibile, Göring, per sbarazzarsi degli oppositori di regime, istituì la Gestapo e i primi campi di concentramento. Scelse il sanguinario Heydrich per gestire la soluzione finale, l'Endlösung, e indisse nel 1942 la conferenza di Wannsee, dove si pianificò l'eliminazione degli ebrei. Non più emigrazione, né evacuazione, come scrisse in una lettera ad Heydrich. A Norimberga dimostrò padronanza dei fatti e modi persuasivi. Perché negare l'Olocausto? Quella contro gli ebrei era una guerra da combattere, per la sopravvivenza. Göring was a dominating figure. Persino da prigioniero, Göring era una figura dominante. Chiaramente agiva come se fosse ancora il capo di queste 21 persone. Al direttore del carcere di Norimberga, Göring disse: «Non dimenticate che avete a che fare con figure storiche». Sedevamo abbastanza vicino a Göring e lui ci guardava. Quasi ci ammiccava e sorrideva verso di noi quando testimoniava a qualcuno degli altri, quasi a dire: ma non gli credete mica, non conta niente. Quel tipo di occhiata. Die Anklage führt die Tatsache, dass ich der zweite Mann im Staate war, als Beweis an, dass ich alles, was geschehen sei, gewusst haben müsse. Sie bringt keinerlei dokumentarisches oder sonstiges stichhaltiges Beweismaterial dort vor, wo ich dieses Wissen oder gar Wollen unter Eid bestritten habe. Per lui non si trattò mai d'altro che di giustizia dei vincitori, un mero processo sommario. Lui era il grande condottiero di una nazione sconfitta, portato alla sbarra non dall'enormità dei crimini commessi, ma semplicemente dagli avversi eventi di una guerra. La sola nostra colpa è di avere perduto, disse. Göring a parte, sorsero molte questioni riguardo la lista degli imputati. Chi doveva esserne incluso? Come isolare un numero definito di personalità dal numero infinito di persone che avevano dato luogo all'incubo nazista? Con il loro suicidio, Hitler, Himmler e Goebbels si erano sottratti all'appello della storia. Alla fine, gli alleati decisero per una lista di 24 imputati tra i rappresentanti più significativi che avevano portato Hitler al potere, consentendogli di mantenerlo. Tre però mancavano all'appello. Il dottor Robert Ley, capo del fronte del lavoro, si era impiccato con un pezzo di lenzuolo. Martin Bormann, segretario del Führer, aveva fatto perdere le sue tracce nel disastro di Berlino. Gustav Krupp, capo della più importante industria bellica d'Europa, era gravemente malato. Hitler! Sieg!
vi erano dubbi sul coinvolgimento di Rudolf Hess, luogotenente e segretario personale di Hitler, che nel 24 gli aveva dettato il Mein Kampf in prigione. Hess era stato il terzo uomo del Reich, il più devoto servitore del Führer, almeno fino al 41, quando, apparentemente contrario alla guerra e convinto di interpretare il volere del Führer nel cercare la pace con gli inglesi in funzione antibolscevica, era volato in Scozia. Qui, arrestato dagli inglesi, aveva mostrato segni di schizofrenia e squilibrio psichico, ben celati fino a quel momento. Io avrei considerato Hess come incapace di sostenere un processo, ma era una decisione politica. Non era possibile a causa degli altri giudici, in particolare i russi. E i periti che lo hanno esaminato erano per la maggior parte russi, erano più forti. I medici di Norimberga decisero che poteva essere comunque processato. Alla base delle sue intermittenti amnesie c'era infatti un'inclinazione all'autodifesa. Fu Hess stesso, invitato a parlare, a dichiararsi guarito, con stupore del suo avvocato. La sua era stata un'amnesia tattica per ingannare gli inglesi. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. He occasionally sitting next to Göring would kind of... A volte, quando era seduto di fianco a Göring, sembrava volesse parlargli. Ma Göring ovviamente lo ignorava, sia perché aveva tradito, ma forse anche perché era malato di mente. E Göring non era il tipo di accettare nessuna forma di debolezza. Göring was not the type to put up with any weakness in anybody. Tra gli uomini rimasti fedeli al Führer fino alla fine, Julius Streicher, la voce della propaganda, era il prototipo del perfetto antisemita. Der Stürmer, il settimanale di Norimberga che lotta per la verità, era una sua creatura. Gli ebrei, dichiarò nel 1935, si stanno preparando per il più grande massacro rituale di tutti i tempi, una nuova guerra. Al processo, costui disse di non essere mai stato responsabile di alcun omicidio di ebrei. Lui voleva solo cacciarli fuori dalla Germania, ma sostenne di non aver mai personalmente arrecato danno o messo in pericolo alcun ebreo, una delle sue molte bugie. Sul banco degli imputati si comportò da pazzo criminale. Dichiarò di essere stato picchiato da un soldato americano dopo l'arresto, offese la corte e litigò con il suo avvocato. Egli mi fece una pessima impressione. Non c'era più traccia della sua forza, del suo carisma, del suo potere. Cercò solo di salvare la sua maledetta vita. Il vero ideologo del partito fu però un uomo ben più colto di Streicher, Alfred Rosenberg. Fu Rosenberg, l'intellettuale gran sacerdote della razza padrona, colui che ideò la dottrina dell'odio, che fornì le basi per l'annientamento dell'ebraismo. Rosenberg, nominato nel luglio del 41 ministro del Reich per i territori occupati nell'Europa dell'Est, si rivelò un disastroso amministratore. I suoi cavalli di battaglia furono necessità di spazio vitale per il popolo tedesco, invasione dell'Unione Sovietica e teoria della cospirazione ebraica. Il procuratore americano Alderman citò al processo le parole di Rosenberg. Il problema di nutrire il popolo tedesco quest'anno senza dubbio si colloca in cima alla lista dei piani tedeschi rispetto all'Oriente. I territori del Sud e del Caucaso del Nord dovranno fare da bilancia per nutrire il popolo tedesco. Non vediamo nessuna ragione o obbligo in assoluto da parte nostra di nutrire anche il popolo russo con i prodotti di quel territorio extra. With the products of that surplus territory.
Tra gli imputati di Norimberga anche i supremi vertici militari, Keitel e Jodl, con gli ammiragli Dönitz e Raeder. E politici, il potentissimo ministro degli esteri, von Ribbentrop, e l'ex ministro degli interni, Frick. Ero militare durante la guerra. Keitel e Jodl erano mille miglia al di sopra di me. In questo processo ho visto per la prima volta come il tutto venisse gestito dall'alto. E ancora governatori dal pugno di ferro. Frank, che insanguinò la Polonia, Zeiss Inkwart, che regnò in Austria, diplomatici come von Papen e von Neurath, esponenti di diverso calibro del mondo dell'economia, come il banchiere Schacht, capo della Reichsbank e ministro dell'economia, e il suo successore a questa carica, il volgare Funk, le cui responsabilità furono così riassunte dal giudice Jackson. Come ministro dell'economia, Funk accelerò il riarmo e come presidente della Reichsbank incassò per conto delle SS i denti d'oro delle vittime dei campi di concentramento. Probabilmente il titolo più orrendo della storia della finanza. Così il giudice americano apostrofò von Schirach, l'imputato più giovane presente al processo ed ex motore della gioventù hitleriana. Von Schirach, corruttore di un'intera generazione, iniziò la gioventù tedesca alla dottrina nazista. Ne addestrò legioni al servizio delle SS e della Wehrmacht e li consegnò al partito ormai ridotti a fanatici e ciechi esecutori della volontà nazista. Jackson evidenziò inoltre il legame fra l'attività apparentemente astratta dell'architetto Speer con la molto meno asettica realtà di più di 5 milioni di lavoratori forzati deportati grazie all'instancabile opera di Fritz Saukel. Speer, in quanto ministro degli armamenti e della produzione, si unì all'esecuzione del piano di deportazione di prigionieri di guerra e lavoratori stranieri nelle industrie tedesche, che fece salire la produzione alle stelle mentre i lavoratori morivano di fame. Assenti Goebbels e Himmler, si ricorse al giornalista radiofonico Fritsche, fra i pochi rappresentanti reperibili del Ministero della Propaganda. Martin Bormann, zelante e fanatico segretario di Hitler, fu processato in contumacia. Il potente Kaltenbrunner, come stretto collaboratore di Himmler, aveva invece gravi responsabilità dirette riguardo ai campi di concentramento e i crimini perpetrati dalle SS e dalla Gestapo. L'assenza dei grandi colpevoli non impedì la scoperta della verità. Per la prima volta i campi di concentramento, luoghi dello sterminio, della febbre del male, venivano alla luce. Comparivano nell'aula del processo attraverso le immagini. La pellicola, più di ogni testimonianza o presenza, condannava per sempre il delirio nazista. C'era la prova, nuda, orribilmente reale, di quello che era stato raccontato. Era il momento più importante del processo, ma i testimoni del male erano altrove. Sure.
Lì ho visto delle cose terribili mai viste prima. I forni dei locali dove strappavano i denti d'oro ai morti e ai vivi. C'era un'enorme e lunga baracca che non si poteva guardare perché era piena di scarpine tolte ai bambini. Tutti capivano che ogni piccola scarpa significava un bambino assassinato. Tutto questo era profondamente sconvolgente. Uno degli imputati, Schacht, era girato di spalle durante la proiezione perché lui era stato il direttore della banca di Germania e non gli importava niente di quelle immagini. Era provocatoriamente girato di spalle. Gli altri guardavano con espressioni tristi. Ora, come potevano negare che tutto questo era successo davvero se c'erano i filmati a provarlo? Le persone delle potenze alleate ebbero reazioni da shock. La stampa e gli avvocati erano ovviamente colpiti dal fatto di realizzare che il mondo ora stava vedendo queste scene terribili. Tutta la comunità tedesca, ma anche gli accusati, non sapevano se crederlo o no, perché secondo me alla maggioranza di funzionari del regime era facile dare un ordine, però si sono mai resi conti che effetto poteva poi avere in realtà ai esseri umani. Ma come si giunse a quel 29 novembre del 45, quando l'accusa presentò in aula i filmati dei campi come prova documentale? Quali furono le motivazioni che indussero gli alleati a istituire il processo? Già dal 1943, quando ormai la sconfitta della Germania sembrava inevitabile, i leader delle tre principali potenze avevano iniziato a discutere la sorte dei capi nazisti una volta fatti prigionieri. Fu proprio il Ministero della Guerra americano ad avvalorare questo punto. Se proprio dobbiamo istituire un tribunale, dobbiamo istituirlo anzitutto per non fare quello che rimproveriamo ai nemici, per esempio giustiziare, bensì con una funzione quasi pedagogica. Mostrare al popolo tedesco chi ha seguito fino a quel momento, ma anche quali terribili azioni sono state compiute sotto quel regime. Pertanto, in occasione della conferenza di Yalta nel 1945, le tre grandi potenze, Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna, concordarono la costituzione di un tribunale che giudicasse i crimini di guerra. E fu così deciso di dare vita a un tribunale penale internazionale. Il giudice della Corte Suprema, Robert Jackson, fu scelto da Roosevelt per la sua indiscussa statura morale. Già dalle prime riunioni nel 1945 si adoperò in difesa della soluzione giuridica. Una decisione, secondo il diritto, prevede che se non si identifica una colpa, se non si riesce a dimostrare la colpevolezza, allora bisogna anche avere il coraggio di assolvere. E questo spinse il successore di Roosevelt, Truman, a incaricare Jackson di dare subito corso al processo da parte degli Stati Uniti. Non è stato soltanto il padre del processo, ma anche il fautore dell'intesa tra le quattro potenze. Il principale problema giuridico che gli alleati si trovarono a fronteggiare era l'ex post facto, cioè il giudizio su azioni che al tempo dei fatti non costituivano reato. Data l'enormità degli orrori nazisti,
Jackson riuscì ad assicurarsi la possibilità di procedere nonostante l'assenza di leggi che contemplassero crimini di tale entità. Grazie al superamento di questo scoglio, per la prima volta si formulò l'accusa di crimini contro l'umanità, che permetteva di condannare i più alti gerarchi nazisti per il genocidio degli ebrei e lo sterminio delle popolazioni dei territori occupati. La guerra d'aggressione fu definita crimine contro la pace e costituì uno dei quattro capi d'accusa. Lo statuto di Norimberga definì la natura del processo e indicò le procedure da seguire. Gli articoli 7 e 8 stabilivano il divieto di basare la propria difesa sulla semplice ubbidienza ad ordini superiori, evitando che gli imputati potessero facilmente addebitare la colpa ai grandi assenti del processo. Si toccò così un nodo molto importante, ovvero la responsabilità individuale per i crimini commessi all'interno del regime. Prima non si conosceva questo principio, si conosceva soltanto l'idea che uno Stato sarebbe responsabile per certi crimini, però mai una persona singola. La Corte non avrebbe inoltre accettato difese basate sul tu quoque, l'equiparare cioè gli atti dei tedeschi, in particolare quelli di guerra, a quelli degli alleati. Fu anche per questo che molti, sia fra gli imputati, Göring in primis, sia fra i cittadini tedeschi, considerarono il processo una mera espressione di giustizia dei vincitori sui vinti. La presentazione delle prove dell'accusa si protrasse per circa 3 mesi. L'accusa si affidò prevalentemente alle sole prove documentali, data la loro enorme quantità e precisione, frutto dello zelo nazista. Oltre ai film che mostrarono l'orrore dei campi, furono presentati innumerevoli documenti raccolti negli archivi e nei comandi militari, oltre alle cosiddette prove materiali delle barbarie naziste. E in questa ricetta si consigliava di mischiare 5 kg di grasso umano con 10 litri d'acqua e 1 kg di soda caustica. Il tutto veniva fatto bollire per 2 ore. Una volta freddo, si immergeva in secchi d'acqua e si aggiungeva una manciata di sale e del carbonato di sodio e altra acqua. Poi veniva fatto bollire ancora per 2 o 3 ore. Prima di essere messo nelle forme. Oh, le prove, santo cielo. L'evidenza era così immensa che non c'era neanche bisogno di tenere un processo. Queste persone erano palesemente, ovviamente colpevoli degli orrori che erano stati commessi in loro nome, nel nome di Hitler e del nazismo. Si resero tuttavia necessarie alcune testimonianze per rendere più incisiva la risonanza del processo nell'opinione pubblica mondiale. Il generale Paulus, colui che si arrese ai russi dopo 5 mesi di assedio a Stalingrado, fu chiamato dall'accusa sovietica a testimoniare su quali erano i motivi dell'aggressione nazista alla Russia. Per riassumere, direi che l'obiettivo era quello della conquista a scopo di colonizzazione dei territori russi, del loro sfruttamento e depauperamento. E grazie a queste risorse si sarebbe dovuta portare a termine la guerra in Occidente, il cui obiettivo era instaurare la definitiva dominazione nazionalsocialista in Europa. Invasione riassunta da Rudenko nelle algide cifre della distruzione. Tra le città più distrutte ci sono i centri industriali e culturali di Stalingrado, Sebastopoli, Leningrado, Kiev, Vinnytsk, Odessa, Slovensk, Novgorod, Pskov, Orel, Voronezh, Rostov-na-Don e altre. Thank you.
Ma naturalmente le accuse più gravi da cui gli imputati tentarono di difendersi riguardavano ciò che divenne per sempre il simbolo dell'orrore nazista: i campi di concentramento e lo sterminio sistematico degli ebrei d'Europa. Le difese addotte variarono molto nel tono e nell'impatto a seconda dell'atteggiamento e della personalità dei singoli imputati. Ci fu chi, come Göring, non rinunciò mai a sottolineare orgogliosamente la parte avuta nel progetto nazista e, interrogato dal proprio avvocato difensore, puntualizzò qual era nella mentalità nazista lo scopo dei lager. Und ich wollte auch von Anfang an betonen, dass es sich hier einen politischen Staatsakt der Staatsnotwehr handelte. Ich sagte deshalb, diese Männer sollten zunächst in Lagern, ein oder zwei Lager war damals vorgeschlagen worden, kamen nicht von uns stammen. Altri, come il capo della gioventù hitleriana von Schirach, negarono di avere capito l'inevitabile collegamento fra le teorie razziste che andavano diffondendo e lo sterminio che ne conseguì. Ihr Einfluss im Wirtschaftsleben sollte beschränkt werden. Im Kulturleben stellte ich mir vor, dass der jüdische Einfluss zurückgedämmt werden sollte. Aber für Künstler vom Range etwa eines Max Reinhardt stellte ich mir immer noch vor, die Möglichkeit einer freien Betätigung. Es gibt, glaube ich, ziemlich exakt die Meinung wieder, die ich und meine Kameraden 1924, 25 und auch in den nachfolgenden Jahren von der Lösung der Judenfrage hatten. And then of course we lived it in our dreams. E naturalmente queste persone e i loro racconti, le persone che avevano prodotto questo orrore, rimasero a lungo nei nostri sogni con le loro bugie. Per quanto potevano, cercavano di nascondere i fatti. Non ero io quello che ha eseguito quest'ordine di omicidio, si trattava di un'altra divisione dell'esercito. Nessun senso di colpa, né dispiacere, né emozioni. Avevano eseguito gli ordini per il bene del Reich e dei tedeschi. E basta. When the International Military Tribunal was in session, quando il Tribunale Militare Internazionale era riunito, divenne presto chiaro che sarebbe stato impossibile per qualunque governo perpetrare crimini di tale enormità, uccidere milioni di persone, senza l'appoggio di tutti gli strati della società umana. In realtà i procedimenti giudiziari contro esponenti del regime nazista erano iniziati ancora prima di Norimberga, con una serie di processi sommari a carico di SS e guardie dei campi di concentramento. Il primo processo sommario fu celebrato già nel 1944 nel campo di sterminio polacco di Majdanek. All'indomani della liberazione del campo, le truppe russe condannarono e giustiziarono il Rottenführer delle SS Theodor Schollen e il vicecomandante del campo Anton Ternes. I processi di Norimberga costituirono la seconda fase della giustizia postbellica. I processi sommari vennero superati a favore di procedimenti di durata superiore e con maggiori possibilità di difesa per gli imputati. Dopo il primo processo contro i principali capi nazisti, seguirono altri 12 processi di Norimberga.
Molti, infatti, erano gli aspetti del terrore nazista che dovevano ancora essere conosciuti. Molti i crimini ancora da giudicare. Gli Einsatzgruppen, o squadre d'azione mobili, rappresentano una faccia dell'Olocausto poco conosciuta, anche se possono considerarsi il primo passo verso la soluzione finale. Agivano nelle retrovie delle truppe tedesche durante l'invasione dell'Unione Sovietica del 1941. Il loro compito era quello di massacrare gli ebrei direttamente nelle loro comunità, agevolati dall'antisemitismo radicato nell'est europeo. For instance, there were reports. Per esempio, esistono rapporti di questo tipo. Questa mattina abbiamo sparato 5.000 proiettili. 4.700 hanno raggiunto l'obiettivo. 300 non sono esplosi. Alcuni sono andati persi. Questo fu trascritto con numeri precisi per ogni giorno in cui ci fu una missione. Entro il marzo del 1943, gli Einsatzgruppen fucilarono uno a uno o in gruppo, o addirittura gettarono ancora vivi nelle fosse comuni circa 1 milione di ebrei, oltre a migliaia di oppositori, partigiani, rom. La motivazione che il comandante Otto Ohlendorf fornì al procuratore americano Benjamin Ferenc in relazione all'uccisione di oltre 90.000 ebrei da parte della sua unità operativa è sintomatica del grado di follia omicida cui condusse la propaganda antisemita nazista. Chiesi all'imputato Ohlendorf, che aveva ucciso 90.000 persone, perché l'avesse fatto. E lui mi rispose: per autodifesa. Autodifesa? Lei ha attaccato l'Unione Sovietica e dice che era autodifesa? Sì, mi disse, per prevenire che fossero loro ad attaccare noi. E dato che eravamo nemici, si trattava di autodifesa preventiva. E perché ha ucciso 90.000 ebrei? Era noto che gli ebrei erano nemici della Germania, quindi dovevamo ucciderli. E perché ha ucciso tutti i bambini? Beh, perché una volta cresciuti, se avessero saputo che avevamo ucciso i loro genitori, sarebbero anch'essi stati nostri nemici, quindi dovevamo pensare a una difesa preventiva a lungo termine. Naturalmente, perché la soluzione finale potesse essere portata a termine, perché cioè si riuscisse a eliminare fisicamente circa 6 milioni di ebrei, occorreva superare il rozzo sistema delle fucilazioni di massa. Di qui l'orrore dei campi di concentramento, dello Zyklon B, dei forni crematori. L'ambizione più alta dei processi di Norimberga: stabilire un precedente giuridico tale per cui per il mondo potesse essere più facile in futuro salvaguardarsi da un male così grande. Due guerre mondiali hanno lasciato un'eredità di morte che ha fatto più vittime che negli eserciti coinvolti in tutte le guerre che hanno fatto la storia antica o medievale. Nessun altro mezzo secolo è stato testimone di un massacro di queste dimensioni, di tali orrende deportazioni di uomini per ridurli a schiavi, di un tale annientamento delle minoranze. Il terrore di Torquemada impallidisce di fronte all'inquisizione nazista. Queste azioni sono i preponderanti fatti storici a causa dei quali le generazioni a venire ricorderanno questo decennio. Se non riusciremo ad eliminare le cause e ad impedire la ripetizione di questi eventi barbarici, non sarebbe una profezia irresponsabile dire che il XX secolo può ancora riuscire a portare la rovina della civiltà. Con le ultime battute della sua requisitoria finale, il giudice Jackson toccò i temi alti e più idealistici della filosofia del processo, ovvero il futuro stesso del mondo sconvolto dai due conflitti mondiali. Il procuratore capo britannico Shawcross tentò di riassumere le cifre della Shoah, enormi e ancora approssimative. 12 milioni di omicidi. 2/3 degli ebrei in Europa sono stati sterminati.
Più di 6 milioni, secondo le stime degli assassini stessi. Delitti condotti come in un'industria di produzione di massa nelle camere a gas e nei forni di Auschwitz, Dachau, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen, Majdanek e Oranienburg. E il mondo dovrebbe forse lasciar correre il ritorno della schiavitù in Europa. Schiavitù che ha visto 7 milioni di uomini, donne e bambini essere sottratti alle loro case, trattati come bestie, affamati, picchiati e assassinati. Nelle loro dichiarazioni finali, solo alcuni degli imputati, la cui sincerità rimane insondabile, ammisero in qualche misura le proprie colpe e quelle del regime di cui facevano parte. Dann würde ich lieber den Tod wählen, als mich in die Netze so verderblicher Methoden ziehen zu lassen. Aus diesen beiden Antworten möge das Hohe Gericht meine Beurteilung erkennen. Ich habe geglaubt. Ich habe geirrt. War nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Gott vor allem hat das Urteil über Hitler gesprochen und vollzogen über ihn und das System. Sein Gang wurde mehr und mehr der eines entsetzlichen Abenteurers, ohne Gewissen und Ehrlichkeit, wie ich heute weiß am Schlusse dieses Prozesses. Altri offrirono un campionario delle difese e delle scuse, dietro cui i gerarchi si celarono durante il processo. Ich bin hier angeklagt, weil man für den Fehler den Himmler und andere für vollkommen konträre Elemente Stellvertreterschaft braucht. Ob meine Haltung und Darstellung nun angenommen oder verworfen werden, ich bitte Sie, das Schicksal und die Ehre hunderttausender gefallener und lebender Männer der allgemeinen SS, der Waffen-SS und der Beamtenschaft, die bis zum letzten tapfer und ideal gläubig ihr Reich verteidigt haben, nicht mit ihrem gerechten Fluch gegen Himmler zu verknüpfen. Sie meinten, so wie ich, nach Gesetz gehandelt zu haben. Alle außenpolitischen Ereignisse und der Beginn aller Kriegshandlungen überraschten mich vollkommen. Mitgeplant, den Wahnsinn der Entfesselung eines Angriffskriegs heraufzubeschwören. Gehöre ich eines anderen Landes, in gleicher Lage seines Landes an meiner Stelle anders gehandelt hätte. Denn jede andere Handlungsweise wäre Bruch meines Treuheits, Hoch- und Landesverrat gewesen. La mattina del 1 ottobre 1946, la Corte emise il suo giudizio. Göring, Keitel, Frank, Frick, Jodl, Kaltenbrunner, von Ribbentrop, Rosenberg, Sauckel, Seyss-Inquart, Streicher e Bormann furono condannati all'impiccagione. Hess, Funk e Reder all'ergastolo. Speer e von Schirach se la cavarono con 20 anni di carcere. Von Neurath con 15. Dönitz con 10. Fritzsche, von Papen e Schacht furono assolti. The trials of Nuremberg
I processi dimostrarono cosa l'uomo può fare quando dimentica la sua umanità, cosa può fare agli altri. Fino allora sarebbe stato incredibile. Until then it would have been unbelievable. Il giorno delle esecuzioni vide i principali criminali nazisti salire sul patibolo. Ci fu chi, come Streicher, gridò Heil Hitler e chi, come Göring, si sottrasse all'esecuzione ingoiando una fiala di cianuro la notte precedente, probabilmente procuratagli da una guardia americana che egli seppe ingraziarsi. Così terminò l'avventura nazista. E sono sicuro che il trauma che ho vissuto come ispettore di crimini di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale ha pesato sul resto della mia vita. Il mondo per me non è mai stato più lo stesso dopo il processo. I processi di Norimberga aprirono una sconvolgente finestra sul più grande crimine del XX secolo, la Shoah. Portarono alla sbarra i più alti vertici di un regime che ancora oggi è il simbolo dell'odio e delle terribili conseguenze dell'antisemitismo e del razzismo. Molto ancora resta da scoprire circa i meccanismi che resero possibile lo sterminio degli ebrei d'Europa. Mancavano ancora all'appello della giustizia molti ingranaggi di quel sistema, molti esecutori e funzionari dell'orrore che incarnarono quella banalità del male necessaria all'attuazione di uno sterminio di tali dimensioni. A Norimberga si riprese a costruire bambole. Abbiamo appena visto insieme come in un anno di processo di Norimberga sono state affrontate questioni spesso inedite e comunque complicatissime per quanto riguarda sia la storia che il diritto internazionale. È venuto a trovarci Lodovico Testa, che ringrazio moltissimo, divulgatore storico, specializzato tra l'altro proprio nella storia contemporanea della Germania, col quale volevo sottolineare uno degli aspetti centrali del processo di Norimberga, che fu il luogo dove per la prima volta furono mostrati gli orrori dei campi di concentramento. Prima nessuno aveva visto niente, certo. E la maggioranza non sapeva niente. E questo influì notevolmente sull'impatto mediatico del processo stesso per i protagonisti del tempo, ma anche adesso, come abbiamo visto stasera, e influì non poco anche sul verdetto finale agli imputati, nel senso che le immagini che poi sono diventate celebri sono talmente forti, raccapriccianti e, come dire, inimmaginabili in un certo senso, che indubbiamente per la giuria, composta dai rappresentanti delle potenze alleate, sicuramente condizionarono e trasformarono quello che poteva essere un processo a responsabili di una classe politica, economica, militare, come avverrà, per dire, nei processi di Tokyo, in qualche cosa di diverso, perché i crimini in effetti erano al di là dell'immaginabile. Quindi si capì che lì non si stavano processando gli sconfitti, ma si stava processando dei criminali. Qualche cosa di più, qualche cosa di mostruoso e di non ancora apparso agli occhi dell'uomo e dell'umanità in generale. Volevo chiederle questo, Testa. Furono sul banco degli imputati molti gerarchi, ma non solo loro. Cominciamo dai gerarchi, perché lei ha scritto un bellissimo libro che si chiama I gerarchi del Terzo Reich, edito da Giunti, in cui racconta la vicenda di questi personaggi che affiancarono ma subirono anche, Hitler e la sua personalità.
Sì, senz'altro, affiancarono Hitler, subirono la sua personalità, ma ebbero un notevole margine di azione all'interno del Terzo Reich, ed è questo che cerco di mettere in luce anche nella parte introduttiva. Cioè non furono solo esecutori? No, non furono solo esecutori di ordine, assolutamente no. Ecco, direi che al contrario, cioè, anche secondo quelle che sono le nuove tendenze della storiografia recente, il regime nazista non è più visto come in una visione hitlerocentrica, in cui Hitler sta al centro e controlla e decide, ma si è fatto strada, ma partendo e ritornando anche dai documenti emersi, dagli interrogatori del processo di Norimberga, una visione più policentrica o policratica, se si vuole, che in base alla quale, ecco, Hitler è visto più che altro come colui che nella sua popolarità e nella sua assoluta autorità riconosciuta, però tracciava delle linee guida, dava degli ordini di massima, e all'interno di questi, come dire, criteri generali, i gerarchi avevano una notevole possibilità di azione nel concretizzarli, nel portarli quindi a termine. Quindi sono apparsi in quanto tali ancora più responsabili dei vari crimini al vaglio dei giudici di Norimberga. Lo abbiamo detto nell'introduzione, lo abbiamo visto, non soltanto i gerarchi alla sbarra, ma anche personaggi apparentemente, come dire, meno legati all'esecuzione del crimine, come Speer, l'architetto del regime, come Krupp, un grande imprenditore. Perché si coinvolge anche loro? Speer fu coinvolto perché in realtà, ecco, fino dal 42 in poi assunse la direzione del Ministero degli Armamenti e quindi chiaramente le sue responsabilità erano evidenti in un certo senso. Quello che è importante dire secondo me è che nella lista degli imputati, per dire, non comparvero al tempo nomi che poi diventati celebri in modo macabro, tipo Eichmann per esempio, non la personalità del direttore della Gestapo, Hans Müller, durante la guerra era assolutamente sfuggita agli occhi degli alleati. Ma perché il processo iniziò talmente presto dopo la vittoria che probabilmente non ci fu il tempo per individuare queste responsabilità. Questo è vero, però nello stesso tempo anche perché l'apparato organizzativo del Terzo Reich, nonostante le apparenze, era qualcosa di molto più sfaccettato e articolato e sfuggente anche agli occhi esterni, perché se nella facciata c'erano dei ministri, gerarchi, persone responsabili che si mostravano nella loro, diciamo, veste, si esponevano, in realtà Hitler stesso privilegiava un modo di gestione del potere attraverso il quale a un gerarca responsabile, o comunque sia un ministro responsabile, spesso venivano affiancati dei delegati o dei fiduciari di Hitler che agivano sotto diretto comando di Hitler e in un certo senso in modo parallelo e non di rado concorrenziale. Quindi c'era una specie di doppia amministrazione. C'era un doppio raddoppiamento, triplicazione delle cariche anche, e in certi casi, nel caso di Rosenberg per dire, la sua autorità sui territori dell'est, come si è visto anche dal filmato, nella realtà era quasi totalmente svuotata di un reale potere, perché dietro di lui si muovevano delegati di Hitler, delegati di Speer, delegati di Göring, e quindi non nella lista compilata dagli alleati mancavano dei personaggi che poi dopo... Mancavano dei personaggi, ho detto Eichmann perché poi in realtà è una delle persone in cui maggiormente si incarna l'idea dello sterminio degli ebrei. Siamo in conclusione, però bisogna che lei da storico in una battuta mi dica se è d'accordo o meno con quello che fu detto a Norimberga, cioè Norimberga era la prova che non si stava processando tutta la Germania, perché se la Germania fosse stata d'accordo con Hitler e con le sue politiche, fu detto, non ci sarebbe stato bisogno dell'SS, non ci sarebbe stato bisogno della Gestapo. Lei è d'accordo con questa impostazione? Io penso che ci sia stata una responsabilità collettiva, condivisa, se non altro per quel che riguarda il sistema di governo e il Terzo Reich in sé. Che poi i tedeschi fossero al corrente nel dettaglio di quello che accadeva nei campi è un altro discorso, però l'enorme popolarità e l'enorme sostegno ricevuto da Hitler, direi fin quasi verso la fine del conflitto, dal mio punto di vista, ecco, non penso che si possa scindere e far immaginarsi che i nazisti fossero come un popolo invasore della Germania
ma in realtà sono un qualche cosa che nasce dalla Germania stessa. Grazie Ludovico Testa, vi ricordo i suoi gerarchi del Terzo Reich, grazie soprattutto a voi per averci seguito in questa puntata speciale, come sempre dedicata ad Appuntamento con la Storia, alla giornata della memoria, perché nessuna Shoah si debba mai ripetere. Arrivederci.